Salve ragazzi, sono Davide e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio presentarvi la nuovissima Sidewinder X4 Pro. E in casa Artillery siamo arrivati finalmente alla quarta generazione, quindi siamo partiti dalla Sidewinder X1, successivamente la X2, successivamente la X3 e finalmente siamo arrivati alla X4. Perché dico finalmente? Perché in questa quarta generazione diciamo che Artillery ha fatto delle sostanziali migliorie su queste stampanti, pur mantenendo sempre la tradizione della stampante FDM cartesiana. Cosa è stato migliorato in questa X4? Partendo dal presupposto che l'X4 comunque si divide in X4 Pro, X4 Plus e successivamente dovrebbe esserci anche la X4 Max. Ora in questo caso stiamo parlando della X4 Pro che va a sostituire la Genius Pro. Quindi stavo dicendo cosa è andata a cambiare in questa quarta generazione. Innanzitutto la cosa, diciamo, che io ritengo la più importante, scusate, ha abbandonato Marvin per introdurre il sistema operativo Clipper, che oggi va molto ma molto di moda e comunque dà delle prestazioni, riesce a dare delle prestazioni un po' più particolari, più performanti alle nostre stampanti. Come altra cosa, non ha più le ruote in POM, quindi magari dopo vi farò vedere nel dettaglio, la movimentazione lungo X e lungo Y avviene lungo delle guide lineari, addirittura quella di Y è molto generosa e molto larga, è una cosa a cui ho notato, sempre dopo vi faccio vedere nel dettaglio, il carrello delle guide lineari ha il perno per fare l'ingrassaggio interno della stessa guida lineare. Altra modifica che è stata fatta, anzi altro upgrade che ha fatto Artillery è stata di eliminare i cavi flat che finora si sono portati partendo dall'X1 fino all'X3, ma nell'X4 sono stati eliminati. È stato fatto questo tipo di cavo flat, ma in realtà all'interno della garza ci sono dei fili veri e propri, quindi evitiamo così quei falsi contatti, quelle sfiammature che si facevano che si venivano a creare nelle PCB montate nella stampante. Vi ricordavamo una PCB nell'estrusore, una di X e una lungo Y, e normalmente questi cavi flat andavano a sfiammare e quindi poi si doveva andare a fare tutta la ricerca al guasto, che diventava molto ma molto fastidiosa. Anche da parte mia avevo difficoltà ad aiutarvi perché il difetto poteva essere ovunque. In questo caso abbiamo un unico cavo flat che parte direttamente dalla scheda madre e arriva al nostro estrusore. Altra cosa, qui diciamo abbiamo ereditato dalla X3, abbiamo un monitor diciamo a colori da 4,3 pollici estraibile, quindi questo monitor possiamo muovere come vogliamo. Sempre abbiamo l'ingresso per la penna USB. Da questo lato, magari vi farò vedere meglio dopo, abbiamo la nostra antenna Wi-Fi. Per quale motivo? Perché avendo Clipper e questa stampante ha anche la possibilità di potersi collegare al vostro Wi-Fi di casa e quindi mandare la stampa direttamente dal vostro PC. Rispondo a due domande che sicuramente farete, ragazzi. E allora, primo, sì, questa stampante ha la ripresa della stampa in caso di interruzione di corrente. Ce l'ha. Come altra cosa, potete fare anche il cambio colore, nel senso, se la stampante sta stampando, io posso metterla in pausa o manualmente o tramite G-code per fare levare il vecchio filamento, metterne un altro, quindi cambiare colore. Vi ricordo che essendo questa stampante sfrutta Clipper, il comando non sarà più l'M600 ma sarà pause. Magari farò un video dedicato per spiegarvi meglio. Niente ragazzi, cosa dire? Andiamo a guardare nel dettaglio la nostra stampante, la nostra Sidewinder X4 Pro, come è strutturata. Partendo dall'alto abbiamo il portabobina fatto in plastica, plastica duro ovviamente, con il nostro sensore di fine filamento. Qui c'è il connettore.
guardando nella parte posteriore della stampante, ecco qui, vediamo se si vede bene, si riesce a vedere bene, abbiamo sempre la nostra cinghia di sincronismo, quindi il movimento di Z avviene da due motori, come potete vedere qui. Abbiamo questi due motori NEMA 17 e tramite, salendo qui, vediamo la nostra cinghia di sincronismo e evitiamo che in caso di perdita di passi da un motore l'altro riesca a compensare. Come al solito abbiamo i nostri sistemi tipo backlash, come vediamo qui, i classici che ha sempre fatto Artillery. Come vediamo qui abbiamo il nostro sempre sistema tipo anti-backlash che usa sempre Artillery. Questa è qua, questa movimentazione, quindi di tutto quanto il gruppo di Z avviene tramite delle ruote in POM. Invece il movimento di Y, come vi dicevo, questo qua è una guida lineare, ed è una guida lineare anche bella grossa. Girando la stampante anche su X abbiamo la nostra movimentazione sulla guida lineare. Ora magari penso che non si riesce a vedere, vediamo se ci riusciamo, ma qui c'è il, ecco qui, non so se si riesce a vedere, il piolino che si vede qui serve per andare ad ingrassare il carrello della guida lineare. Stessa cosa abbiamo lungo Y. Come vi dicevo, qui c'è l'antenna del Wi-Fi, e come hanno fatto in Sidewinder X3 abbiamo le barre di rinforzo per l'asse Z. Come anticipato poc'anzi, il nostro bed è un bed magnetico del tipo testurizzato, quindi ha una piastra di costruzione del tipo testurizzato, cioè tipo effetto buccia d'arancia. E qui nel bed, che è un bed in alluminio, già vediamo la parte magnetica che è adesivata sul nostro bed. Qui la stampante è munita di due LED, uno nella testa di estrusione qui sotto, un attimino spegniamo quello in alto, uno qui sotto nella testa di estrusione e l'altro invece qui sotto, diciamo, dove c'è il supporto della bobina. Qui c'è un altro LED che si attiva dal nostro display, vedete? Sono molto utili durante la stampa. E poi abbiamo l'ingresso per la penna USB e l'ingresso USB tipo C. Subito dopo possiamo trovare il nostro bel display a colori da 4,3 pollici, come vi spiegavo poc'anzi, di quello che possiamo tramite cornetta telefonica, che si può spostare e portarcelo in giro, diciamo. Niente ragazzi, entriamo nel dettaglio della stampante. Quindi incominciamo a parlare della testa di stampa. Innanzitutto il cavo flat viene collegato tramite, quindi queste, come vedete, anzi un attimo, spegniamo la stampante, tramite questo connettore noi portiamo alimentazione alla nostra testa di stampa. Dobbiamo soltanto stare attenti qui a non strappare i fili, ma per il resto è molto semplice, perché basta poggiarlo, fare pressione e già l'abbiamo montato, proprio è semplicissimo. Per levarlo la stessa cosa. Per poter, un attimino che mi cambio l'inquadratura, e allora per poter vedere internamente, quindi smontare questa copertura qua, abbiamo due viti laterali molto facili da levare, quindi con una chiave a brugola leviamo queste due viti. Una
leviamo anche l'altra. Perfetto. E stando attenti che c'è la ventola collegata. Qui c'è la ventola che serve per raffreddare il nozzle, è collegata qui, io per ora non la stacco. Come possiamo vedere, va bene, ecco qui, come possiamo vedere abbiamo un motore estrusore del tipo di quelli rotondi, quelli molto piccoli, queste qua sono dei NEMA 14, e un dissipatore di calore, vediamo se riesco a farlo vedere meglio, un dissipatore di calore molto ma molto generoso. Da questa parte abbiamo la ventola di raffreddamento per raffreddare appunto il dissipatore di calore, il nostro hot end che è qui sotto, e allora vediamo, ecco qui, quindi qua abbiamo il calzino, basta levare il calzino in silicone. Come possiamo ben vedere, ormai anche Artillery usa la nuova tecnologia, tipo, diciamo, queste qua sono tipo i Bambolab o anche Creality usa questi. E poi da questo lato qui abbiamo il nostro sensore, questo qua serve per il livellamento del piatto. Ragazzi, una cosa molto importante, attenzione che quando mi è arrivata la stampante avevo una, due e tre viti lente, e quindi questo gruppo si muoveva tutto quanto e le stampe mi erano venute una schifezza. Quindi state attenti, controllatela bene e stringete bene queste quattro viti. Andiamo a vedere la parte elettronica inferiore. Per arrivare alla parte elettronica dobbiamo andare a smontare delle viti, quindi sono 1, 2, mi raccomando questa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi rimuoviamo queste viti e vediamo cosa ci nasconde questo coperchio. Ecco qui, abbiamo tolto il coperchio, possiamo guardare da questa parte, abbiamo il gruppo di alimentazione, quindi dove arriva il nostro connettore d'alimentazione, la 220 con l'interruttore, il motore per la movimentazione dell'asse Y. Questa parte qui, vediamo di inquadrarla meglio. Questo qua si occuperà per il riscaldamento del bed, il nostro alimentatore. Quindi questo qua è l'alimentatore, che come caratteristiche, sinceramente non mi ricordo quali sono le caratteristiche di questo alimentatore, dovrebbe essere un 10 A. E questa qua è la nostra scheda elettronica, ecco qui. La scheda elettronica, che ricordo, dovrebbe avere un chipset, quindi un chipset da 1,5 GHz se non sbaglio, è una scheda proprietaria Artillery, non so se si riesce a leggere tra i vari fili. I driver sono driver non sostituibili, ha 4 driver non sostituibili, quindi sono già saldati sulla mainboard. E come elettronica comunque sembra molto interessante. Questa qua è la ventola, aspettate che non si vede, ecco qui, questa qua è la ventola che serve per raffreddare i nostri driver, ma comunque diciamo che ci sono delle alette di raffreddamento, 1, 2, 3, 4, quindi più che alette sono dei dissipatori molto ma molto generosi. Quindi a livello di elettronica sembra che questa volta Artillery si sia spinta anche un po' oltre. Una bella scheda, una bella mainboard, mi piace. Niente ragazzi, rimontiamo il tutto e parliamo del display. Parliamo del nostro display, come detto poc'anzi, un display da 4,3 pollici a colori. Questa qua è la schermata principale, quindi da qui abbiamo la home, temperatura del nozzle, temperatura del bed, la luce, quella che vi dicevo in alto lungo l'asse X,
quindi accendi e spegni, e da qua per la velocità delle ventole, se le vogliamo provare. Per le temperature basta cliccare, diamo la temperatura tipo 200, premiamo ok e mette a riscaldamento il nozzle, perché in questo caso avevo cliccato il nozzle. Stessa cosa per il bed. Usciamo. Poi abbiamo Tools. Cliccando su Tools, come prima schermata, vediamo qua in alto, dobbiamo... aspettate, ecco. Leggiamo il linguaggio, dobbiamo stando cinese, inglese e tedesco. Poi il service, qua c'è da tradurre, tipo una cosa che mi dà fastidio, che a molti darà fastidio, è tutto in inglese. Restart, se vogliamo riavviare, e da qui invece per andare a vedere la versione del firmware, della stampante, della MCU. Se andiamo invece in set, come prima schermata abbiamo a solito qui i vari comandi che possiamo andare a fare. Le movimentazioni, se deve essere 0 mm, 1 mm o 10 mm, 0 di XY, e questo qua invece per Z, quindi questo qua sarebbe l'auto home, quindi movimento più e meno di Y, movimento più e meno di X, movimento più e meno di Z, e qui logicamente ci dice la posizione dove si trova in questo momento gli assi. Logicamente, siccome è stata appena accesa, mi dice che per lei sono tutti quanti in home, ma non è così. Andiamo sul load invece, e per il filamento, quindi se noi vogliamo prendere il filamento o lo dobbiamo togliere, da qui andiamo a mettere la temperatura del nozzle, perché vi ricordo che se il nozzle non è almeno 200 gradi non possiamo né introdurre né levare il filamento. Qui al solito abbiamo 10 mm, 50 mm o 100 mm per togliere un load, oppure feed per farlo entrare. Refuel sarebbe per far entrare il filamento all'interno dell'hotend. Questo qua invece, se noi clicchiamo, serve per... Quindi se è verde abbiamo abilitato il sensore di fine filamento, così lo abbiamo disabilitato. Da cal noi facciamo delle calibrazioni, quindi auto bed leveling. Vi ricordo che questa stampante fa la calibrazione del bed in 9 punti lungo X e 9 punti lungo Y, quindi su 81 punti, e vi giuro che ci sta mezz'ora. Poi abbiamo il manual leveling, il manual leveling. Ora si sta spostando tutto quanto gli assi, sta facendo un auto home, e questo qua serve per andare a regolare la planarità del bed usando le manopoline che ci sono sotto, come abbiamo sempre fatto con le stampanti, con le classiche stampanti, quindi col fogliettino di carta. Infatti clicchiamo. Sistema operativo lo trovo leggermente lento, quindi da qui al solito noi clicchiamo e andiamo a regolare tramite le manopoline e il fogliettino di carta sotto il nozzle, andiamo a regolare la planarità del nostro bed. E poi abbiamo il calcolo delle risonanze, che c'è il tasto, ma sinceramente se voi cliccate non funziona. Quindi questa stampante, pur avendo clipper, non ha un sistema di calcolo delle risonanze. Da qui invece abbiamo l'indirizzo IP. Se vi ricordate poc'anzi vi avevo detto, vediamo cliccando, Team Davide, questa qua sarebbe la mia rete privata, quindi vi stavo dicendo, vi potete collegare da remoto con la vostra stampante, quindi usando il PC vi collegate da remoto con la stampante per poter appunto andare a controllare, a fare determinate modifiche sul firmware tramite clipper, oppure inviare la vostra stampa. E questo qua è l'indirizzo IP che dovrete andare a mettere nella vostra stampante. Se premiamo invece print, il tasto in basso,
qui fa vedere quindi la SD, quindi sta dicendo che è su SD, e qua abbiamo il, allora, scusate, ecco, da qui e ci sono i vari file che io posso stampare, che ho appunto all'interno della mia penna USB. Allora ragazzi, cercando di spiegarvi un po' tutte le caratteristiche, le specifiche di questa stampante, ricordo che il pad è alimentato a 24 volts e non come 220 volts come le versioni precedenti, almeno parliamo di X1 X2. L'area di stampa l'abbiamo detta, abbiamo detto quasi tutto. Cosa aggiungere? Ho fatto delle prove di stampa, ho stampato un porta cellulare, ecco qui. Ho stampato, ho fatto anche altri test di stampa, ho fatto qualche vasetto, diciamo un po' di cosine tanto per poterla provare. E allora, come stampante stampa bene, per carità, è sempre una stampante entry level, io la metto nel settore del, nell'angolino dell'entry level, non vedo una tecnologia così elevata su questa stampante. Per un principiante va benissimo, se vogliamo fare cose un po' più impegnative, diciamo, potrebbe andare bene pure, però se dobbiamo cominciare a stampare materiali più impegnativi come asa, nylon e quant'altro, come ben sapete, anche la DS stesso, come ben sapete, non va bene perché è una stampante aperta e abbiamo bisogno di una stampante chiusa per poter stampare determinati materiali tecnici. Per il resto ho stampato del TPU, ho stampato del PLA, ho stampato del PETG, la stampante si è comportata benissimo, e mi è piaciuta tantissimo anche la nostra base di costruzione. Vi ricordo sempre, quando vi arriva la stampante, prendete la base di costruzione metallica, la mettete sotto il rubinetto con uno sgrassatore oppure con un detersivo per i piatti, lavate bene e poi potete iniziare a stampare. Io nel mio caso uso il Dimafix, comunque usate, viene sempre consigliato di usare un collante per far aderire meglio la stampa e successivamente in fase di raffreddamento del bed per agevolare anche il distacco della stampa dal piano di costruzione. Ragazzi, a me la stampante è piaciuta, è una bella stampante, niente di particolare, quindi tecnologicamente, come ho detto poc'anzi, non abbiamo una super macchina, una entry level come tutte le altre. Attualmente la Sidewinder X4 Pro viene venduta a un prezzo di circa 310 euro, magari vi lascio qui sotto in descrizione, vi lascio un coupon per l'acquisto da Cafago, dato che la stampante mi è stata inviata in forma totalmente gratuita da Cafago, ciò non andrà logicamente a compromettere la mia recensione, come sapete io sono molto schietto e molto sincero. Il riscaldamento del nozzle l'ho trovato molto efficiente, molto veloce, una bella testa di stampa, magnifica. Il bed, essendo a 24 ore, come ben sapete, ci vuole un pochettino di più per riscaldare. Siamo circa, per portarlo da temperatura ambiente a 60 gradi, ci vorranno circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Il firmware l'ho trovato un po' lento, perfettamente funzionante, per carità, lavora bene, però è un po' lento, già lo vedete accendendo la stampante, prima che si avvia tutto ci sta qualche minuto in più rispetto alle altre concorrenti, ma per il resto funziona perfettamente bene. Sono state fatte delle giuste feature, quindi andiamo dalle barre stabilizzatrici della SZ, che comunque in una dimensione così piccola di stampa io le trovo inutili, però ci sono, tanto di cappello tanto meglio. Molto comode sono il LED in testa, quello che c'è qui sopra, che attualmente spento, lo accendiamo con un semplice click, quindi è molto utile, molto bello. Anche quello sotto la testa di stampa è molto comodo, molto bello. Il simpatico il portabobina centrale con il sensore del filamento. Direi che la stampante è fatta molto ma molto bene, indubbiamente delle guide lineari di ottima qualità, questo qua lo devo dire, perché anche perché hanno, come vi ho detto nel carrello, spero
che si è visto bene poc'anzi, abbiamo il connettore per fare l'ingrassaggio delle guide lineari, che finora è l'unica stampante dove ho trovato questo spillo che serve appunto per ingrassare le guide lineari. Lo potete fare tranquillamente con una siringa, quindi se prendete la siringa quella per fare le punture, levate l'ago, la riempite con del grasso, la poggiate appunto in questo piolino e spingete un pochettino di grasso, io direi grasso per cuscine che va benissimo, senza andare ad usare grassi particolari. L'importante è che non andate a mettere niente qui sopra la guida lineare. La guida lineare deve essere sempre quanto più pulita possibile. Per il resto, ecco, parliamo dello slicing, del programma di slicing. Il programma di slicing non è altro che Prusa Slicer. Con la X3 avevamo cura, quindi nella pendenza trovavamo il programma di slicing proprietario Artide, di cui tutti vuoi installare ti trovavi cura. E nell'X4 invece troviamo sempre la pennetta con il programma di slicing proprietario Artillery, che si chiama Artillery Slicing, dove sali e ti trovi Prusa Slicer proprio, ma non che ci assomiglia, è Prusa Slicer, basta, gli hanno soltanto cambiato il nome e basta, ma poi Prusa Slicer al mille per mille. Quindi già per i più inesperti andremo a trovare un buon programma di slicing, quello quale si è Prusa, con degli ottimi profili. Ho potuto provare i profili, però se guardate i profili di stampa non andranno a superare mai i 120 mm al secondo come velocità di stampa. Perché dico questo? Perché questa stampante in realtà ci viene venduta come stampante che può sopportare velocità fino a 500 mm al secondo. Io ci ho provato, ha stampato fino a 200-250, ho stampato abbastanza bene, ma si iniziavano a vedere i classici fantasmini lungo la stampa, quindi superati 150 mm al secondo di velocità si incominciava a vedere tutto quell'effetto ondeggiato lungo la stampa. Quindi cosa serve andare a stampare e a dichiarare che la stampante stampi a 500 mm al secondo quando poi già superati 200 mm al secondo si incominciano ad avere questi difetti? Questo perché non abbiamo un sistema, come vi ho detto quando vi ho spiegato il display, il sistema che vi va a fare il calcolo delle vibrazioni. Ora non ho provato la Plus, presumo che la Plus lo abbia, spero che la Plus lo abbia, ma nella Sidewinder X4 Pro non abbiamo noi l'input sharing. Peccato, era una cosa bella 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 e ci stava veramente bene e l'avrebbe resa quel pelo in più che manca. Per il resto ragazzi, una stampante consigliata, la consiglio, è bella specialmente per chi inizia e anche per chi già è pratico di stampanti 3D ma non vuole niente di molto impegnativo. Per il resto ragazzi, spero che la mia recensione vi sia piaciuta, se avete altre domande fatele qui sotto nei commenti, lasciatemi un bel like per favore e iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!